Credo che al telefono ci sia Michele Rinaldi, è così se ho sentito bene. Michele, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Immagino tu voglia precisare qualche cosa, non so, se no ti faccio qualche domanda io su questa su questo colpo di scena che c'è stato oggi. Ma dopo preciso una cosa io. Ecco, no, spiegaci dal tuo punto di vista, semmai, perché la risoluzione di contratto. Ecco, con l'Arezzo che cosa non ti convinceva più, che cosa ti ha spinto a rescindere addirittura per lasciare Arezzo? No, la situazione è stata chiara a tutti, no, in questi mesi cosa è successo. E poi subentra una situazione soggettiva del singolo giocatore. Chi vuole eventualmente andare avanti e credere nel progetto Arezzo, chi dopo 4 mesi di parlare, di riunioni, di continue bugie, perché queste cose non sono mai uscite, ha deciso che non voleva più sentire queste bugie e ha preso un'altra decisione. Quindi tu, diciamo, hai fatto in qualche modo una somma di stati d'animo che derivano dalla vecchia situazione con la vecchia proprietà a questa nuova, ecco, se ho ben capito. Assolutamente sì. La cosa, siccome ho ascoltato dall'inizio la tua trasmissione, e c'è un passaggio fondamentale che il direttore non ha precisato. Sì. Che Rinaldi Michele ha lasciato 2 mensilità e 2 premi che si è guadagnato sul campo, sudandoli con tutta la squadra, con l'allenatore, con tutti i punti che ci siamo guadagnati e che ahimè ci vengono tolti non per cause nostre. Quindi, se si vuol far passare che Rinaldi Michele è un mercenario perché va via esclusivamente per i soldi, questo non è assolutamente vero. Questo il direttore ce lo può confermare? Non so se vuole... Sì, no, è giusto quello che ha detto. E allora bisogna dire le cose come stanno. Perché al di fuori, il tifoso, altrimenti, prende giusto delle idee sbagliate su determinate situazioni che all'interno non si vengono a sapere. Hai fatto bene a precisare. Ti chiedo se dentro lo spogliatoio c'è, ne abbiamo parlato qua in studio, ormai una sorta di sfiducia nei confronti di Matteoni, magari anche suo malgrado, no? Perché poi Matteoni credo che sconti. Non mi va più di parlare perché non mi sembra giusto nei confronti del presidente e soprattutto dei miei ex compagni, che sono stati un grande gruppo e una grande squadra e sono orgoglioso di averne fatto parte. So che Pavan è rimasto male della tua partenza, Michele. Ma guarda, io ti ripeto, il fatto che io sia andato via non riguardava l'aspetto del campo. Quindi è stata una decisione mia, una questione soggettiva che va presa in questo modo. Ok, ci puoi confermare che giocherai nella Viterbese questa seconda parte di stagione oppure ancora no? Ancora no, ancora non c'è niente di ufficiale. Ok. Però manca veramente poco, quindi dovrebbe essere Viterbo. Oggi dovrebbe essere tutto a posto. In bocca al lupo grazie Michele Rinaldi. Mille, grazie alla disponibilità vostra. Ci mancherebbe. Buona serata, in bocca al lupo.